Stefano Melandri adesso passi, attenzione che Melandri è sempre una sorpresa. Inizia l'ultimo giro, la squadra guarda contro Marco, la scuola, contro la scuola italiana, Marco Melandri si va a infilare subito la prima, variante in seconda posizione, attenzione, e ora si va al curvone, Eugene Laverty, Marco Melandri, Tom Sykes, purtroppo ha perso contatto per la lotta per il podio, il francese Ghintoliti, traverso Marco Melandri, da paura esce e cerca subito l'attacco, con una staccata interna, va al comando Marco Melandri alla roccia, applausi alla box, ma ancora abbiamo da fare metà pista, Marco Melandri decide di fare il direttore dell'orchestra del trio in battaglia per il podio, si va di nuovo all'uscita della seconda di Lesmo, si fionda all'interno, lascia scorrere la sua S1000RR sul cordolo, si va a 310 orari, ora al serraglio, non molla, va a braccare Laverty, il britannico che prende la scia e passa davanti, ora il verdetto dell'Ascari, Laverty, sorpasso su Melandri, Laverty, ingresso Ascari, Sykes non molla, Melandri messo in mezzo dai due britannici in lunghissimo rettilineo e poi tre marce per l'ingresso della parabolica, Eugene Laverty, Melandri, staccata con le ole in zappacco, Melandri primo, Sykes si infila, attenzione a Sykes, Melandri chiude la porta, vince Monza, gara 1 per la prima volta quest'anno, Marco Melandri, meraviglioso, Sykes e Laverty, grandissima vittoria, si sveglia 85 millesimi, si sveglia Marco Melandri, regala al pubblico monzese una vittoria fantastica e va a scacciare così la sfortuna. 20 minuti fa il mio Twitter, adesso lo apro e ve lo faccio vedere, cosa avevo detto? Vince Marco Melandri, ecco. Allora Melandri vince davanti a Tom Sykes, Eugene Laverty, andiamo a bracciare la manuela tutti quanti, Ghiccoli, Chaz Davis, quinto grandissimo Michel Fabrizio, primo pilota privato, sesto assoluto, si mette dietro la Kawasaki ufficiale di Buzz, la Honda ufficiale di Rea, le due Suzuki ufficiali, nono Camier, poi Giuliano Badovini con la Ducati, dodicesimo Leo Kirchner, poi Laia, Kiyoshi e Sandy che chiude la zona punti.